Oggi ci troviamo in Corso Magenta Milano a visitare un vero gioiello nascosto, la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. Dall'aspetto esterno semplice e poco appariscente, racchiude però all'interno anni di storia pittorica ed è per questo definita la Cappella Sistina di Milano. Costruita su resti di edifici romani, venne realizzata nel 1503 da due importanti architetti del Cinquecento, il Dolcebuono e l'Amadeo. Milano, agli inizi del Cinquecento, era tra le città culturalmente più avanzate d'Europa. Vivacissima artisticamente, la sua classe dirigente amava manifestare il proprio prestigio attraverso la modernità e bellezza delle opere rinascimentali. Il risultato fu eccezionale. I principali committenti della decorazione della chiesa furono Alessandro Bettivoglio e la moglie Ippolita Sforza, che sono stati anche rappresentati in diversi affreschi a fianco dei santi del convento. Ma la vera particolarità e meraviglia di questa chiesa sono le pitture che riempiono pareti e soffitti, dall'ingresso fino all'aula delle monache. L'autore è Bernardino Luini che, insieme alla sua scuola e ai suoi allievi, riempì di storia gli interni dell'edificio, con pitture e affreschi. In queste opere vengono narrate storie di santi, parabole, episodi biblici e della vita di Cristo. Il tutto nel pieno delle potenzialità espressive della pittura lombarda dell'epoca. La chiesa venne realizzata con pianta rettangolare suddivisa a metà da un muro affrescato. L'ingresso era pubblico e frequentato dai normali fedeli, mentre l'altra metà era riservata ed accessibile solo alle monache di clausura dell'ordine benedettino. È proprio per facilitare l'acustica tra le due aree che la parete divisoria non arriva fino al soffitto. E in questa parete divisoria sono presenti due finestrelle che si aprono ai lati dell'altare che servivano alle monache per assistere all'esposizione dell'Eucaristia e prendere la comunione, senza doversi mostrare. Nella parte a loro riservata troverete il bellissimo organo realizzato nel 1557 da Gian Giacomo Antegnati. Nella chiesa si cela una curiosità. Si narra che nel dipinto della decapitazione di Santa Caterina, Bernardino Luini si fosse ispirato alle fattezze della contessa di Chalant, grande seduttrice dell'epoca che fece dell'inganno la sua arma migliore. Condannata a morte e decapitata nel 1526 come mandante d'omicidio di un suo ex amante, tale Adizino Valperlo, avvenuta per mano di Pietro Cadorna, suo amante più recente. Il Cadorna venne catturato sul fatto e accusò la contessa di averlo istigato. L'esecuzione fu eseguita davanti al rivellino del castello sforzesco. Con quest'ultima curiosità si conclude la nostra visita alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano. E vi diamo appuntamento al nostro prossimo viaggio.